Ma chi è Franco? Benvenuti in questa nuova puntata di Impronte dal Passato. Oggi andremo al centro della Sardegna, nelle zone di Oristano, e precisamente ad Aido Maggiore. Insieme ad un'archeologa e all'associazione locale Arca Aido andremo a vedere e a visitare uno dei più importanti nuraghi qui della zona e anche una interessantissima tomba dei giganti. Andiamo a vedere. Eccoci qua, amici, siamo a Aido Maggiore in compagnia della dottoressa Vidili, archeologa, e siamo qui per spiegarvi questo magnifico monumento. Qui in zona ce ne sono diversi. Adesso siamo qui, poi andremo a vederne qualcun altro, ma adesso andiamo a scoprire questo qua. Cosa di particolare questa bellissima tomba? Intanto benvenuto Gianmario, noi ci troviamo di fronte all'ingresso della tomba di giganti di Iskra all'Ozze. È una sepoltura in tecnica mista che è stata scavata tra il 2008 e il 2009 dall'Università di Sassari, in particolare sotto la direzione scientifica della dottoressa De Palmas. Si tratta appunto di una tomba di giganti di grandi dimensioni, parliamo di 26,55 m di lunghezza dalla corda dell'esedra, che è lo spazio cerimoniale su cui noi ci affacciamo, fino all'abside, alla parte terminale. Quindi possiamo collocarla tra le tombe, i monumenti di dimensioni maggiori di tutta la Sardegna, tra quelli noti. Sì. Solamente la tomba di Lilolghi di Arzachena è più lunga della tomba di Iskra all'Ozze. Parliamo di 27,10 m circa per la tomba di Arzachena, appunto 26,55 m per la tomba di Aido Maggiore. Scusami, adesso qui, di che periodo stiamo parlando? Secondo i ritrovamenti che avete fatto, avete dato la datazione? Sì, abbiamo dato la datazione e la tomba è stata costruita e frequentata in un periodo molto circoscritto del bronzo medio, fasi iniziali primissime dell'età del bronzo medio iniziale, bronzo medio 1 per l'esattezza. Raccontaci un po' qualche dettaglio, perché è davvero impressionante, sono dei massi enormi. Sì, come ti dicevo prima, il monumento è stato scavato tra il 2008 e il 2009, è un grande monumento in cui si sposano due tecniche. La tecnica ortostatica e la tecnica filari. Quindi vediamo la parte basale costituita da grandissimi massi sbozzati di basalto sui quali poi è stata edificata la parte a filari. Qual è la particolarità? La particolarità è che notiamo che questa sepoltura, a differenza di altre tombe di giganti arcaiche, non ha la copertura piatta bandata, trilitica, che conosciamo anche dalle sepolture della zona di Arzachena, ma si inizia a sperimentare la tecnica della copertura ad ogiva. E questo è un elemento molto, molto importante che poi, raffrontato ai risultati di scavo, ci ha dato insomma un'informazione molto interessante sull'evoluzione e sulla velocità con cui è avvenuta l'evoluzione costruttiva delle tombe di giganti, ma che sicuramente poi è stata reimpiegata anche nella costruzione dei nuraghi. Quindi possiamo dire che questo è un monumento dove si inizia a vedere una certa evoluzione costruttiva, quindi si è passato da una tecnica e stava iniziando già a chiudere sopra in alto. Esatto. Infatti si vede ancora adesso, sotto ci sono i massi grandi, quindi davvero enormi, quindi mi immagino la fatica per metterli qua, poi sopra piano piano a filare fino davvero a chiudere così, davvero interessante, ma molto bella. E anche qui dietro nell'abside questa parte qua, molto bellissima. Sì, si conserva ancora, come vedi, una parte della copertura che andava a chiudere con delle grandi lastre sistemate a gradoni. Come vedi abbiamo ancora tre lastre che si conservano, benché la terza sia spostata rispetto al suo asse originario. È una camera sepolcrale della lunghezza di 7,30 m, ma abbiamo poi una distanza notevole di riempimento tra la lastra terminale e la fine dell'abside, parliamo di 8,5 m circa di corpo tombale che si amplia verso nord-ovest. Stele, rimangono 9 frammenti. È una stele centinata bilitica. 3 frammenti ricompongono la parte superiore con la centina e 6 frammenti fanno parte dello spartito inferiore di questa grande stele. Doveva raggiungere i 4,30 m di altezza. E peculiarità di questa stele è la presenza al centro di questo
questa parte sommitale che ancora si conserva, di due incavi e l'accenno del terzo incavo, che dovevano essere destinati ad accogliere la triade di Betilini. Guardate come si vede. Vero, magnifica. È un elemento simbolico caratteristico delle tombe di giganti in tecnica esodoma. Quindi parliamo di sepolture, tombe di giganti decisamente differenti rispetto a quella in cui ci troviamo oggi. L'ancone sedile si conserva in realtà solo sul lato destro dell'esedra. Lato sinistro non abbiamo trovato residui del bancone sedile, ma ciò che è importante è che i materiali diagnostici, i materiali di scavo provengono proprio da quest'area, così come canonicamente dimostrato da scavi di altre sepolture e di altre tombe di giganti. Si tratta di un contesto cronologicamente ristretto e molto chiuso. Parliamo di materiali di una facies ben precisa, che è la facies saturicola. Siamo proprio agli albori della civiltà nuragica, intorno al XVIII secolo avanti Cristo, e peculiari che ci hanno consentito appunto di datare questa sepoltura a quella fase iniziale dell'età del bronzo, e quindi fasi iniziali della civiltà nuragica. Per questo è importante notare queste tecniche edilizie già così avanzate in un monumento così antico. Benissimo, siamo qui ad Aedo Maggiore e siamo in un altro posto. Guardate cosa c'è dietro, spettacolare. Dottoressa, dove siamo qua? Siamo al nuraghe di Sanilo. Ed è uno spettacolo. Ci troviamo davanti a un nuraghe polilobato, è un nuraghe complesso trilobato, è un nuraghe che è circondato da un antemurale, se ne conserva una parte verso sud-ovest, e c'è tutto il villaggio attorno, c'è una stratificazione cronologica che arriva sicuramente fino al pieno periodo romano, una necropoli di urne di incenerazione di periodo romano. Sì, ha la peculiarità questo nuraghe di avere quell'ambiente sussidiario di interpiano, quella celletta di interpiano che viene anche detta mezzanino, che si può raggiungere da una scala sussidiaria che parte dal piano superiore e poi ritorna proprio in corrispondenza del corridoio d'ingresso. Secondo la tua opinione, a che periodo risale questo? I nuraghi complessi vengono attribuiti alla fase del bronzo recente. Okay. Dopo il bronzo recente, sappiamo, non si costruisce più, si continuano a sfruttare i nuraghi. Sì. I nuraghi preesistenti, costruiti in antico, e vengono ristrutturati, vengono modificati, ma sappiamo, almeno dai dati che abbiamo attualmente, che non ne vengono costruiti di nuovi dal bronzo recente in poi. Bronzo recente, i nuraghi monotorre spesso e volentieri vengono quelli che sorgono in posizioni particolarmente opportune, in posizioni strategiche, spesso e volentieri vengono ampliati, come nel caso del nuraghe Sanilo, che ha una torre centrale alla quale vengono addossate altre tre torri. Concludiamo con un dato: Aedo Maggiore ha una elevatissima densità di monumenti. Quanti sono? Sono tanti per l'estensione del territorio. Sì, abbiamo 41 chilometri circa di territorio. Quindi non è che sia così grande. 63 nuraghi censiti, 37 tombe di giganti, quindi una quantità veramente incredibile, di monumenti di periodo nuragico. Io ti ringrazio, grazie a te. Ti lascio al tuo lavoro e noi proseguiamo con qui il giro ad Aedo Maggiore. Benissimo amici, adesso siamo qui con il vice sindaco di Aedo Maggiore, Antonella Barranca. Buonasera. Buonasera. Anzitutto ti faccio i complimenti perché il paesino è splendido, ben curato, quindi grazie, davvero grazie. Complimenti. Quanti abitanti ha qui il posto? Siamo un po' pochini, sì, è un paese in via di spopolamento, 400 abitanti. Vabbè. In diminuzione anche, quindi insomma. Allora, adesso è nata la nuova associazione, qui anche Aedo, e loro propongono diciamo il vostro patrimonio archeologico e vorrebbero un po' valorizzarlo portando le persone a fare delle visite. Sì. Insomma,
Allora, voi come comune siete in... Noi siamo sì in collaborazione in con l'associazione, con quello che certo, vogliono sicuramente, fare. Perché era la nostra priorità, riuscire a valorizzare il territorio, perché sappiamo di cosa sì. siamo in grado di fare, insomma. Quindi sì, abbiamo già puntato sull'archeologia, quindi abbiamo destinato dei fondi alla ristrutturazione dell'nuraghe sì. Zaiua, e lì c'è stato anche qualche piccolo scavo, speriamo di riuscire a trovare altri fondi per continuare questo lavoro di scavo e stiamo puntando ad avere altri fondi per riuscire a fare altri scavi e valorizzare ulteriormente Zaiua e poi anche altri siti, insomma. Da lì si può iniziare, poi piano piano, un passo alla volta, certo piano piano, perché ovviamente e essendo in fase di spopolamento vogliamo cercare di arginare il più possibile lo spopolamento, puntando anche a queste situazioni, quindi al patrimonio culturale, a tutto quello che il paesaggio può offrire. Esatto. E quindi secondo me è la ricetta giusta. Speriamo sia l'inizio di una cosa che andrà oltre, perché veramente noi ci crediamo tantissimo. Benissimo, allora adesso io qua invito Elisa Colleo dell'associazione Arco Edito. Eccoti qua. Allora, ecco qua un volto della nuova associazione. Penso sei felice delle parole del vice sindaco, che sicuramente vi darà una mano a valorizzare, a portare avanti il discorso culturale qua del paese. Mi siamo molto felici che loro ci sostengano e che ci diano una mano in quello che comunque è la nostra passione, il portare avanti le tradizioni e la cultura del paese. Voglio puntualizzare ancora, è passione, ma questo è anche economia, quindi guardiamo bene che tutto questo, come sa il vice sindaco, è economia, è tanta economia per il posto, per i luoghi. Bisogna sfruttare queste opportunità anche a livello economico. Quindi io mi auguro, vi faccio gli auguri, che tutto vada bene. Io vi darò una mano, adesso vediamo delle cosettine e io vi saluto qui da Aido Maggiore, grazie a tutti, grazie alla dottoressa Barranca, grazie. Vice sindaco, a voi dell'associazione, e noi ci vediamo presto, grazie a tutti.